¿Cómo te sientes? Ya me siento bien y le doy gracias a papá por lo que ha hecho conmigo. Ciao. Allora, ho letto da qualche parte che la ex giornalista Mediaset, nonché ex omosessuale Nausicaa della Valle, mia amica, si trova in Perù. Si trova in Perù per fare delle guarigioni attraverso Gesù. Guarire le persone attraverso la preghiera, caro David. Io le farei una telefonatina nel lontano Perù. Vai regia col numero! Chi è? Ciao, sono Cruciani, come stai? Oh, Giuseppe, io sono in Perù. Lo so che sei in Perù, ma è una storia appassionante questa qua del Perù. Scusami se te lo dico, è una storia meravigliosa. Lo so, perché qua c'è tanto da lavorare. Questa storia delle guarigioni, ma com'è possibile questa cosa? Io sai che sono uno scettico da questo punto di vista. Volevo capire com'è possibile che si riesca... Ma purtroppo lo scetticismo non ha niente a che fare con Dio. Le cose dello spirito non si possono comprendere con la mente umana. Cioè, o le credi e quindi sei in linea con il soprannaturale di Dio, oppure sei scettico, sei incredulo, prendi in giro, perché non lo capisci. Io non sto prendendo in giro. Ascolta Giuseppe, non solo tu, è biblico, la parola di Dio dice che l'uomo normale, cioè nel senso non sovrannaturale, quello naturale, non può comprendere le cose dello spirito, perché le ritiene pazzia, follia. Soltanto chi ha lo Spirito Santo può comprendere questo, altrimenti prendi solo in giro, dici ma che è sta pazzia, ma che è follia. Questo è il sovrannaturale di Dio. Io sto sperimentando un qualcosa di così potente che vedo la mano di Dio veramente davanti ai miei occhi mentre prego. Le gambe che si allungano, persone che si alzano da sedere a rotelle, gente che una non vedente ha cominciato a vedere la luce e vedeva la mia mano. Cioè io sto sperimentando delle cose pazzesche che la mente umana non può comprendere, Giuseppe, non può comprendere. No, io sento la tua passione e lo sai, la rispetto assolutamente, ma quando io leggo... Ma non sono una pazza! Io ho detto, sto sentendo la tua passione e la rispetto. Quando leggo tendini spezzati, non poteva camminare, per il potere del sangue di Cristo ora è guarito, gloria a Dio. Cosa è successo esattamente con questo, con i tendini? Allora, praticamente quel ragazzo è venuto zoppicando sotto il palco, perché quella è stata una evangelizzazione all'aperto in una zona molto povera di Lima, in Perù, ok? È venuto zoppicando perché io ho chiesto chi voleva una preghiera per la guarigione poteva venire avanti. Questo è venuto davanti zoppicando e ho detto che è successo, e mi dice che non poteva camminare nonostante era stato operato, perché si erano spezzati, stracciati i tendini, era stato operato, infatti aveva due cicatrici. Dice non riusciva a camminare, a muoversi. Io ho pregato e ho pregato nel nome di Gesù Cristo, non nel mio nome, perché in quello, essendo figlia di Dio, come figlia di Dio, come serva di Dio, come autorità che ho in Cristo, quindi dico, ma non tanto per, è così, perché quando sei legalmente una figlia di Dio, hai l'autorità. Ok, all'autorità, lo stessa autorità di Cristo che ci è stata data a noi figli di Dio legali, non quelli che si definiscono sono figlio di Dio e invece non hanno una figlio di Dio legale è quando tu ricevi Gesù ufficialmente come tuo unico Signore e Salvatore. Lo Spirito Santo si riunisce al tuo spirito umano, che lo spirito umano è quello lì che quando è separato da Dio è attratto dalle cose più demoniache, tipo stregoneria, wicca, cartomanzia. Cioè non è barzelletta, è una verità. Ma stiamo dicendo, questo si è avvicinato, avevi i tendini spezzati tu che cosa hai fatto dopo? Ok, io ho pregato, si vede nel video che stavo pregando per lui. Ho gridato lo spirito di infermità, perché ho autorità e dominio per comandare ai demoni, essendo una figlia di Dio legale con l'autorità di Cristo, di comandare ai demoni di uscire da quella persona, perché no, gli tolgo il diritto legale in quanto quella persona rinuncia a quello che gli dava diritto legale a Satana. Per esempio, se tu sei un drogato e decidi che non vuoi essere libero, tu cominci non più a cogliere, a dire ah sono disperato, io sono drogato, ho bisogno della dose, ho bisogno di questo, dici io rifiuto nel nome
nome di Gesù Cristo a questo, questa dipendenza, cioè la consegni al Signore, ovviamente come figlio, sì, di Dio, e chiedi la guarigione. Se tu lo credi, lo ricevi. La parola di Dio dice, cioè, secondo te, anche un tossico, è impossibile piacere a Dio. Un tossicodipendente è facile, diciamo, attraverso, tu potresti guarire anche un tossicodipendente? Guarda, tante, io sono stata, e c'è anche sulla mia pagina, sono stata in un centro di riabilitazione di drogati e di alcolisti, sì, che stanno facendo qui a Lima, stanno, sì, facendo un percorso, sì, sono tutti figli di Dio, e devi vedere che forza, tanti sono già fuori. Torniamo ai tendini, cioè questo qua veramente grazie anche... Allora, questo qui praticamente, dopo che ho pregato, ho detto... Lui ha creduto, piangeva in quel momento, e quando io dicevo a lui di girarsi, sì, lui stava piangendo mentre stavo pregando, e ho detto fai quello che non poteva fare prima, questo gli ho chiesto. Ha cominciato, si è preso la gamba e l'ha tirata indietro, che prima non lo poteva fare, è sceso dal palco, ha cominciato a correre, ma subito, e poi al subito volo, così. Beh, l'hai visto, è video. Non hai dei dubbi che questo non fosse vero? Perché uno che c'ha il tendine spezzato, che grazie alla preghiera... No, perché era arrivato che non cammina... No, assolutamente, perché c'erano delle persone e parenti là che stavano piangendo perché erano contentissimi di quello che era successo. Quindi assolutamente... Straordinario. La gamba corta, appassionato. Sì. La gamba corta di 5 centimetri, il piede storto, guarito totalmente. L'ho seguita questa cosa qua. Ma questa roba qui è veramente successo in quel momento lì? Ma scusami, io, c'è gente col cellulare che mi riprende istantaneamente, non è che stanno a fare le cose così. L'ho visto. Io non prendo in giro Dio, e non prendo in giro le persone. Io ho un timore alto di Dio. Cioè, tu dici che la gamba si è allungata. No, la gamba si è allungata di 5 centimetri, il piede non è più storto. In quel momento lì, grazie alla volontà di Dio e grazie alla tua, grazie al tuo contributo. Al potere di Dio, esatto. Assolutamente sì. Al potere del sangue di Cristo. Sai cos'è? È che fino adesso, siccome ci sono stati tanti di quei truffatori, tantoni bugiardi che usano le debolezze delle persone, sì, per poter prendere in giro la gente, sì, e prendere soldi, quando si verificano realmente le stesse cose nessuno che i discepoli crede, di Cristo, certo, e Cristo nessuno, faceva, nessuno. Nessuno ci crede più, capito? Senti, e allora, quale altre guarigioni del Perù? Perché io questa storia del Perù la voglio seguire. Quali altre storie del Perù ci sono state clamorose? Diciamo, oltre alla gamba corta, oltre ai tendini spezzati, quello che ho visto là, ci sono altre storie incredibili? Quella signora che non ci vedeva, era proprio non vedente completamente, vedeva tutto buio. Quando ho pregato, mentre stavo pregando per lei, sì, lei piangeva, sì, a un certo punto c'è il video, io le ho detto vedi qualcosa, e lei mi dice sto vedendo una luce, e poi ho detto ascolta, ti faccio con la mano davanti, tu la vedi la mano? E lei mi ha detto sì, ma ha fatto col 5, cioè con la sua mano mi ha battuto sulla mia, cioè io ho detto signore mio, sei meraviglioso, glorioso, potente, cioè io sono solo un canale, sono solo un mezzo, non sono io che guarisco, è lui attraverso di me. Perché lo Spirito Santo è dentro di me, ed è lo Spirito di Dio e di Gesù che guarisce. E lei adesso ci vede? Come? E lei adesso ci vede? Vabbè, mi hanno detto che io poi vado via, mi hanno detto che sta vedendo, che è andata di nuovo in quella chiesa che stava ballando con il marito. Quindi io però Nausicaa, posso dirti la verità, io continuo a essere, lo vedi che non ti ho interrotto, ma a uno scettico come me non ti posso fare niente. Se sei scettico, se non credi, che te posso fare? Non credi, no, amore mio, ma uno non scettico credi, che tu lo possa fare, no, ma io ci credo, è vero che prendete in giro, no, ma io non vedi che non t'ho preso in giro, sto ascoltando e basta, ho ascoltato e ho semplicemente fatto. Ma se mi dici che sei... Ma io comprendo che tu puoi essere scettico, come anche Parenzo può essere scettico. No. E quindi posso, certo Parenzo che puoi essere scettico. Hai tutto il diritto, che io credo nella scienza. Hai tutto il diritto di esserlo. No, lui dice che vedi, quando una persona bestemmia, no. È così piccola, così misera, che proprio non ha, cioè o devi credere nelle stupidaggini che pensa lui, oppure non ha rispetto per coloro che pensano di ricordati una cosa, e tu mi sembra che vieni anche da non hai una discendenza ebraica tu? Sì, certo. Sì, ma cosa c'è di... Hai rinnegato il Cristo sin dall'inizio, quindi figuriamoci. Io ti consiglio di veramente ravvederti. Ma io
Cosa vuol dire negato il Cristo? Ma che dici? Ma come ti permetti? Ti permetti? Io mi permetto perché tu ti permetti di prendere in giro il mio Dio. Ho detto che credo nella scienza. Ho detto che credo nella scienza. Posso dirlo? La scienza non c'ha niente a che fare. Ascolta, se io assecondo il tuo credo nella scienza. Stare in Sud America, io non ho nessun problema. Dico evviva, bello che tu stai in Sud America. Ti piace il Sud America? Stai bene in Sud America? Ma che le persone adesso guariscano. Te posso assicurare ma porca miseria. Ti devo salutare, ti abbraccio fortissimo. Grazie. Ciao. Grazie di questi racconti, grazie. Imprenditori italiani, cosa serve per cosare le